sui fili, caina pelle, le streghe sul rogo, mezzo supplice di fuoco, un fumato amico sopra Hiroshima. Niente nel mondo, le torre gemelle si abbattono sopra quel tri, la guerra annunciata da un semplice tweet. Tempo di un click, click, tempo di un click, click. Se ci avete seguito in questa esperienza avrete notato come a volte è difficile capire chi sono gli interni, chi sono gli esterni, chi sono i detenuti, chi sono i volontari, chi sono i professionisti. E questa secondo me è una cosa molto bella di questa esperienza di Punto Zero. Protette potente, diffondo l'olio virale, d'Oriente Occidente. Voi siete professionisti, cioè voi non siete volontari, con tutto il rispetto per i volontari. Questo è il vostro lavoro. Sì, noi siamo degli imprenditori sociali, un po' matti, cioè da 25 anni a questa parte, senza soluzione di continuità, abbiamo sempre prestato servizio in beccaria. Questa sala sono entrata nel 2000 ed era dichiarata in disuso, a parte il fatto che non era norma, ma poi non c'era neanche l'impianto di climatizzazione, che sembra un dettaglio, ma qui dentro mi ricordo che quando abbiamo iniziato i lavori facevamo i lavori nei periodi delle mezze stagioni. Alla fine abbiamo fatto una valutazione che sono stati investiti più o meno 600.000 euro per ristrutturare tutto questo, senza contare tutto il lavoro volontario nostro, quindi ha richiesto tanto tempo, tanta pazienza, tanta collaborazione con le istituzioni. E poi seguiamo anche i ragazzi che stanno uscendo, per cui anche se non ci sono fondi, se il ragazzo deve uscire, ha bisogno di permesso di soggiorno, casa e lavoro, si aprono le porte di casa e diventa parte della famiglia. Metti pure quando sei online, profili della gente sono un gran guadagno. Sono Gianluca di Suoni Sonori, che è l'associazione che si occupa della musica all'interno del Beccaria ed è un po' l'associazione gemella di Punto Zero. Lavoriamo insieme infatti da ormai 20 anni. Senti, ma che tipo di beat ti chiedono i ragazzi del minorile? Solo trap o c'è qualcosa di... cioè dacci qualche retroscena artistica. Il genere in assoluto preferito è la trap, ovviamente. Qualcuno preferisce ancora dei suoni un pochino più old school, e quindi questo dal mio punto di vista è una gratificazione personale, perché insomma io comincio ad avere una certa età, mi piace molto lavorare anche con sonorità un po' vecchie, quindi loro mi fanno ascoltare magari qualche pezzo, qualche beat che gli piace, prendo quello come punto di partenza poi per poter costruire qualcosa che in qualche modo sia dal loro punto di vista piacevole, che poi gli piaccia come sound. Sono qua con la mia amica Giulia, che sostanzialmente è la mente dietro tutto ciò. Adesso mio dirà, mi dirà assolutamente non sono così, però senza Giulia non saremmo qui adesso, quindi chi sei e che ci fai qua? Ciao, io sono Giulia, sono la presidente di CCO, Crisi come Opportunità. CCO è un'associazione che si occupa di utilizzare l'arte, tutti i tipi di arte, quindi il teatro, il rap, la musica, la sceneggiatura, il cinema. E sono qua perché... Ti trovavi a passare il nome? No, perché con Beppe e Lisa è stato amore a prima vista, okay. Quando ci siamo conosciuti la prima volta. E questo progetto nasce proprio dalla volontà, insieme a Beppe e Lisa di Punto Zero e a te, di fare qualcosa. Cioè io mi ricordo la prima telefonata in cui ci siamo sentiti e mi ho detto: siamo chiusi dentro casa, abbiamo la possibilità di pensare qualcosa per i ragazzi dentro appunto i carceri minorili, ma anche fuori. Che facciamo? Cosa vuoi dire ai ragazzi che ci vedranno in cella? Tanta pazienza, di prendere un sogno e perseguirlo, andare dritti e sognare alto, puntare alto, non pensare che si debba risolvere soltanto una piccola cosa, ma esprimere un desiderio e cercare le persone che ti possono aiutare a realizzarlo. Che la vita molte volte ha più fantasia di noi. La loro vita in questo momento l'ha portata in un carcere, però questo è un momento per qualcos'altro dopo. Si può essere altro, che si può sperare altro. L'arte è il potere di entrare in relazione con i tuoi desideri più profondi, le tue sensazioni più profonde, cioè la musica, il cinema. Ti porta a contatto con il te interiore. Un altro terrore al nord. Come stai? Tutto bene, come stai? Siamo tamponati, siamo tamponatissimi. Tamponatissimi. Che dici? Tutto bene, siamo qua a Milano, siamo da fare questo giretto a vedere un po'.
i ragazzi come lavorano qua. E i due che stanno combinando. Noi stiamo facendo un bel progetto, stiamo scrivendo un sacco di canzoni, a parte lavorare col teatro, eccetera. Voi siete ad Airola? Siamo ad Airola, ad Airola, dove ci vedo a trovare, no? Magari se mi inviti ti vengo a trovare. Ma scherzi. Ma che di musica che state combinando? E stiamo facendo questi pezzi, questo progetto si chiama Recluso. Okay. Forse Re chiuso dentro. E i ragazzi hanno fatto un pezzo anche per i ragazzi qua di Milano. E se vuoi me lo faccio sentire. Con New York Los Angeles. Beppe, il regista, mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto pensare. Mi ha detto: questo non è un teatro nel carcere, questo è il teatro del carcere. Ed è molto bello così, è come mi porta a pensare che anche il carcere è un luogo non nella città ma della città. E questo è un pensiero che mi porterò dietro adesso che stiamo per andare via. Quindi è un luogo del reale, ma allo stesso tempo è un luogo magico. Quando andiamo a uno spettacolo teatrale, quando andiamo a un concerto, la realtà in un certo senso rimane sospesa. È uno di quei posti dove si realizza la sospensione dell'incredulità di cui parlava Coleridge. Ed è una magia permanente sostanzialmente quella che è stata costruita qui al Beccaria a Punto Zero, perché chiaramente quando noi vediamo un palco, no? Quando noi siamo il pubblico di un concerto, di uno spettacolo teatrale, non vediamo chi ha montato quel palco, non vediamo i fonici, non vediamo i tecnici delle luci, non vediamo gli anni di lavoro che ci sono dietro e che sicuramente insomma ci sono stati dietro in questi casi. È un equilibrio perfetto e molto precario che non si sa come loro sono riusciti a mantenere per tutti questi anni. E quando glielo chiedo mi sembra quasi che loro non se ne rendono conto, dicono vabbè, già lavoriamo un sacco, ci sbattiamo un sacco. Forse neanche loro si rendono conto di quanto sia magico questa realtà che hanno creato. C'è una frase di Bertolt Brecht che quando ero bimbo lessi su un muro e che loro mi hanno fatto ritornare in mente, che dice così: ci sono quelli che lottano un giorno e sono bravi, ci sono quelli che lottano un anno e sono più bravi, ci sono quelli che lottano molti anni e sono ancora più bravi, e poi ci sono quelli che lottano tutta la vita e loro sono gli irrinunciabili. Questa secondo me è una realtà irrinunciabile e adesso è il momento di rimettersi la mascherina e ripartire. Prossimo appuntamento, prossima tappa del viaggio ad Airola dal mio amico Lucariello per il prossimo episodio di Barre Aperte all'interno delle carceri minorili italiane.